tifo indiavolato e rutto libero. Vai, muoio da ridere. Domenica 11 alle ore 21 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, finale del campionato europeo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero! Adesso faremo la frittatona di cipolle perché questa sera c'è esattamente Inghilterra-Italia, finale campionato europeo da Wembley. So, non potevamo ovviamente mancare l'occasione per fare esattamente un altro tributo al nostro amico Fantozzi, penso che sia il terzo probabilmente, con la frittatona di cipolle originale. Mi mancano le altre cose, devo dirvi la verità, calze e mutande ce l'abbiamo, vestaglione di flanella ve lo risparmio, tavolinetto di fronte al televisore, manca il televisore, e l'aperone useremo una birra tedesca, il rutto libero vedremo il fallo alla fine. A tra poco. Allora, quali sono gli ingredienti per fare la frittatona di cipolle? Per una perfetta frittatona di cipolle, prendere cipolle in quantità, uova bianche, burro e sale. Se non volete usare il burro, usate un po' di olio d'oliva. Mi raccomando, la cosa importante è che siano entrambi della marca YA! Benissimo, iniziamo subito con le cipolle. Per sbucciare una cipolla, prendere la cipolla, cercare di non tagliarsi le dita con il spelucchino e togliere la buccia alla. Bene, meglio, ragazzi, ci metteremo 3 ore. Non fatevi fregare dalla cipolla perché i suoi vapori sono fatali per la vostra vista e non mettetevi mai le dita negli occhi. Oh, mi sono messo le dita negli occhi della cipolla. Sto piangendo. Le cipolle mi hanno fregato anche questa volta. Comunque, ve lo dico, la frittatona di cipolle bisogna veramente sudarsela, eh. Noi speriamo che la nostra frittatona sia di buon augurio e soprattutto la battezzeremo con il rutto libero finale. Non, forse non ve lo metto il rutto libero nel video, questo non lo so. Ok, ragazzi, ho riempito la padella di cipolle. Tra l'altro, penso che qui ogni italiano, almeno della mia età, anche prima di più o di meno, un lasso di età su 30-40 anni intorno alla mia età, quindi vabbè, se non ve lo so dire quanto sono, stasera tutti quanti stanno facendo la frittatona di cipolle, ragazzi, ci scommetto quello che vuoi. Aggiungo un po' d'olio, ok? Originale olio d'oliva extravergine italianissimo della IA e le metto a soffriggere, ok? A fuoco lento, così si imbiondiscono. Mentre si imbiondiscono le cipolle, lavate le uova, soprattutto in questo caso perché escono dal fondoschiena della gallina. Dopodiché vi faccio vedere come si aprono. Prendiamo le uova, le devo aprire tutte quante, eh? Via.
Voilà! Voilà! Adesso sbattiamo le uova, ragazzi. Aggiungiamo un po' di sale. Andiamo a vedere come va la cipolla. Allora, qui ci sono le cipolle, si devono imbiondire. Le nostre cipolle sono imbiondite. Adesso aggiungo una noce di burro, che è ciò che io uso di solito. Opla. Opla. Versare l'uovo. Anche questo bene, in modo che si sparpagli dappertutto. Lasciare cuocere a fuoco lento per un quarto d'ora con un bel coperchio e aspettate fiduciosi. Eccoci qua, anche meno in realtà che non 15 minuti. Voilà! La frittatona è pronta, la mettiamo su un piatto di servizio e lasciamo raffreddare un po' per la nostra serata con il rutto libero! Vai, tifo, 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 tifo diavolato! Ragazzi, è auf Deutsch, mi dispiace molto per questo, ma però abbiamo la birra. Questa è croce. Oh, Fantozzi ne sapeva però, eh. È troppo buona. Mi sa che ora che è iniziata, la frittata è già finita. Oh, porta il pallone con la macchina telecomandata con tutti i colori dell'arcobaleno, schiava orecchie per intendere in tenda.